Benvenuti alla 14ª edizione di Milonia 2023. Abbiamo l'onore di avere qui il nostro sindaco che vuole dirci due parole. Grazie. Buongiorno a tutti. È per me una gioia enorme oggi essere qui in questa giornata così bella, così importante per tutti noi. Quindi ringrazio a nome mio e dell'amministrazione che rappresento tutti i presenti, grazie per essere intervenuti. Voglio porgere un ringraziamento profondo e un saluto a coloro i quali ancora una volta quest'anno hanno deciso in maniera libera e impegnativa di coltivare le nostre terre tra mille sacrifici, e sappiamo che ogni anno che passa i sacrifici sono sempre maggiori perché le difficoltà a portare avanti una coltivazione è veramente complicato. Quindi io voglio ringraziarvi per tutto quello che fate, perché oggettivamente siete la speranza della Valle del Gioenco. Quindi è un impegno che portate avanti e va riconosciuto. Oltre a questo vi ringrazio perché avete deciso di condividere i vostri prodotti con tutti, aprendo gli stand a questa splendida iniziativa. Un altro saluto e un ringraziamento voglio porlo ovviamente agli organizzatori, nella persona del nostro presidente Sestilio Pecce, che ha organizzato in maniera splendida questo evento in maniera minuziosa insieme a tutti gli altri organizzatori. Voglio ricordarne due: Marco De Matteis e Denis Asci, che si sono impegnati per organizzare il tutto e per organizzare anche una giornata di cammino che ci sarà domani, cammino in mountain bike e a piedi per le nostre montagne e per i nostri sentieri. Quindi invito tutti a partecipare domani a queste due splendide iniziative. Che dire, i prodotti della nostra terra sono dei prodotti unici che nulla hanno da invidiare a altri prodotti di altre realtà, quindi vanno fatti conoscere, vanno spinte iniziative di questa bellezza, perché fanno conoscere i prodotti della nostra terra, ma fanno conoscere la nostra Valle del Gioenco e quanto è importante continuare su questa strada. Il Comune e l'amministrazione comunale sarà sempre al fianco di iniziative di questa bellezza, di questa importanza. Quindi grazie ancora a tutti, a chi si impegna verso questa direzione. Il Comune ci sarà sempre. Ringrazio ancora tutti per la presenza e buona continuazione.